hai accettato sul tuo capo la corona di spine, hai accettato le percosse per le tue piaghe, per la tua corona di spine, guariscimi da ogni dolore. Hai chiuso i tuoi occhi per restituire a me la vista, risana i miei occhi, restituisci la vista ai ciechi. Gesù, figlio di Davide, guariscimi dalla mia cecità. Gesù, sei stato obbediente al Padre, ascoltavi la sua parola e lo glorificavi con le tue labbra. Restituisci l'udito e la parola, guarisci i muti e i sordi. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Per le tue mani, per i tuoi piedi perforati dai chiodi, guarisci ogni specie di paralisi, risana le mani che si sono trasformate in pugni. Gesù, ti hanno perforato il costato e il cuore perché tu ci risanassi. Guarisci i nostri cuori ammalati, ogni tipo di disturbo, di malattia, guarisci le infermità delle ossa. Hai sofferto pur essendo innocente, perciò ti prego, per coloro che soffrono a causa dell'altrui indifferenza o per la prepotenza e la mancanza di amore da parte degli altri, guariscimi, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di loro. Se è volontà del Padre che le mie sofferenze e la mia malattia rimangano in me, allora le accetto in questo istante e chiedo forza per me e per tutti i sofferenti. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e sempre, e sempre. Thank you.
Santa Gemma Galgani. Ricordiamoci che siamo seguaci di quel Gesù che soffrì tanto. Non basta avere sotto gli occhi la croce, bisogna averla addosso. Signore Gesù, ti adoro e ti ringrazio per la fede che mi hai dato nel battesimo. Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, tu sei il Messia Salvatore. In questo momento voglio dirti come Pietro: non c'è sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale possiamo essere salvati. Ti accetto, Signore Gesù, nel mio cuore e nella mia vita. Voglio che tu ne sia l'assoluto Signore. Perdona i miei peccati, come hai perdonato i peccati del paralitico nel Vangelo. Purificami con il tuo sangue divino. Metto ai tuoi piedi la mia sofferenza e la mia malattia. In questo momento mettiamo ai piedi di Gesù non solo le nostre sofferenze, ma anche le tante sofferenze di tante persone che si sono raccomandate alla nostra preghiera e che hanno anch'esse bisogno di essere guarite nel corpo e nello spirito. Facciamo un momento di silenzio perché il Signore guardi tutti con particolare misericordia. Guariscimi, Signore, per il potere delle tue piaghe gloriose, per la tua croce, per il tuo preziosissimo sangue. Tu sei il buon pastore e io faccio parte del tuo gregge. Tu sei il Gesù che ha detto: chiedete e vi sarà dato. Signore, il popolo della Galilea veniva a deporre i propri malati ai tuoi piedi e tu li guarivi. Ecco, ora idealmente deponiamo ai piedi di Gesù tutti i nostri ammalati, perché lui con il suo passaggio li possa guarire. Tu sei sempre lo stesso. Tu hai sempre la stessa potenza. Credo che tu puoi guarirmi perché hai la medesima compassione che avevi per i malati che incontravi, perché tu sei la resurrezione e la vita. Grazie Gesù per quanto farai. Accetto il tuo piano di amore per me. Credo che mi manifesterai la tua gloria. E prima ancora di conoscere come interverrai, ti ringrazio e ti lodo. In questo momento del silenzio adesso raccogliamo tutto quello che ci è stato suggerito durante la preghiera. Perché tra poco sarà Gesù stesso, nel sacramento dell'altare, dell'Eucaristia, che passerà in mezzo a noi. Ognuno di noi riceverà quella benedizione che Gesù stesso ha elargito a tanti ammalati. Ecco, facciamoci noi cirenei della croce di tanti nostri fratelli, offrendo a Gesù che passa in mezzo a noi non solo la nostra croce, ma anche la croce di tante persone
che non sono state nemmeno, non hanno avuto nemmeno la possibilità di stare questa sera in mezzo a noi, impossibilitate dalla malattia. Ma vogliamo offrire al Signore nel suo passaggio anche tutte le nostre malattie spirituali. Offriamo a Gesù le nostre invidie, le nostre incomprensioni, le nostre negatività che spesso si sviluppano nelle nostre comunità, quei nodi che si imbrogliano spesso e che solo la potenza di Dio è capace di sciogliere. È Gesù che deve offrire attraverso la sua presenza eucaristica questa opportunità a ciascuno di noi. Ciascuno di noi abbia il coraggio di mettersi a nudo spiritualmente davanti al Signore, così come quando siamo nati, perché il Signore ci accarezzi, il Signore trasmetta il suo amore misericordioso, e perché anche noi, una volta che abbiamo ricevuto questo dono, lo possiamo trasmettere agli altri. E allora fidiamoci di Gesù, confidiamo nella sua potenza e offriamo al Signore non i nostri meriti, non i nostri fioretti, ma le nostre negatività. Diamo a Lui tutto quello che ci crea imbarazzo, che ci crea vergogna e soprattutto che ci impedisce di perdonarci, perché solo la capacità del perdono personale può offrire anche ai nostri fratelli l'opportunità di ricevere il nostro perdono, il nostro amore, il nostro abbraccio misericordioso. E allora il Signore Gesù adesso offrirà a noi questa opportunità. Ecco, chi può si metta in ginocchio e accogliamo nella fede il passaggio guaritore di Gesù. Thank you.
Grazie.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, luce che sconfigge le tenebre del peccato, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che doni la vista ai ciechi e apri gli orecchi ai sordi, abbi pietà di noi. Signore.